non fai mai niente, Amanda? Perché sei troppo impegnata a non fare niente. Ok, vado adesso. Amanda, tua madre mi ha chiesto di non uscire più con te. Tu hai bisogno di farti degli amici. Tu hai detto a Judy che non può più uscire con me. Perché vuoi rovinarmi la vita? Perché non vai a trovare la figlia di Viola? Rebecca! Si dà il caso che io stia proprio cercando una migliore amica. Ma quindi Rebecca non esce proprio mai? Non vengo. Perché? Perché non resto chiusa in camera perché mi piace questa camera. Lo faccio perché odio le feste. Pensavo che andasse tutto bene. È proprio questo l'inganno della borghesia, papà. Ma è anche il suo fascino. Un giorno non sei nessuno e il giorno dopo ti svegli e hai un'amica, un fidanzato e quasi un cavallo. Amanda, no, stiamo insieme. Beh, mi sembra una reazione un po' eccessiva. Hai dei tratti di personalità borderline che non fanno bene a Rebecca. Sto qui perché ho sempre sentito la mancanza di un'amica senza mai averne avuta una. E questa cosa non è possibile, lo capisci? Poi ho scoperto che da piccola un'amica ce l'avevo. Ed eri tu.